Buonasera, buonasera a voi miei cari. Allora, non so se voi avete un po' la mia stessa impressione. Cioè, avvolgendo un po' il nastro, ma non di tantissimo, di qualche settimana fa, eravamo nella situazione dove la maggior parte dei partiti, degli analisti, degli scrittori, insomma, davano assolutamente per esclusa o abbastanza remota la possibilità che ci fosse un voto anticipato. E tutti, anzi, c'era qualcuno che addirittura rispetto alla scadenza che avrebbe dovuto essere nel marzo del 2023, poneva ancora 2 o 3 mesi più avanti questa scadenza per permettere al Parlamento di decidere tutte quelle cariche che sono in scadenza dei manager delle aziende pubbliche. E invece improvvisamente, si può dire nel giro di pochissimo tempo, è successo il finimondo. E tra l'altro si poteva avere l'impressione che Giuseppe Conte potesse far cadere il governo e che sarebbe stato l'unico che realmente avesse questa volontà per fini elettorali, per tanti motivi, e tutti gli altri in fondo non si erano sbilanciati ed erano assolutamente propensi ad arrivare alla fine della legislatura. Poi mi è capitato pochissimi giorni prima che Draghi fosse sfiduciato, nel senso che, come sapete, nei numeri ha ottenuto una maggioranza, però è evidente che se la stragrande maggioranza non vota, è evidente che questo lo ha costretto a dare le dimissioni, quindi è una sfiducia in ogni caso. Ecco, se vi ricordate, un episodio che può essere anche un episodio marginale, Mentana ha avuto modo di commentare il congresso, di Italia Ancora che si è tenuto a Napoli. Un congresso dove io ho visto molte parti, non sono riuscito a vedermelo tutto, ma ho visto molti, molti interventi, interventi assolutamente, lucidi, interventi, dal mio punto di vista, molti di questi interventi assolutamente condivisibili. E non so se ci avete fatto caso come Mentana abbia massacrato letteralmente questo congresso, definendolo un congresso dei complottisti. E qualcuno ha avuto modo di dire: "Ah, avete paura, eh?" E allora io mi sono detto: "Ma vuoi vedere che alla fine tutti quanti erano un po' concordi di arrivare in fretta e in furia a nuove elezioni, perché le elezioni si terranno il 25 di settembre, perché c'è il timore che magari invece tra 9 mesi ci potesse essere un soggetto politico assai più pericoloso di quanto non potrà essere fra 2 mesi, perché evidentemente è un fatto di tempo, no? Perché è difficile che in 2 mesi certi soggetti che sono venuti alla ribalta e altri che stavano lavorando per potersi o presentare alle elezioni, o altri, appunto, quello che io vi dico da tanto tempo, un grande movimento di azione popolare che era allo studio, ve lo posso dire. Ecco, è chiaro che, voglio dire, in soli 2 mesi questo diventa quasi impossibile. Perché non si spiega come partiti che fino a 10 giorni fa mai e poi mai erano disponibili a far cadere il governo, uno fra tutti, Forza Italia, ma anche tantissimi altri, e in fondo lo stesso Conte aveva sempre parlato di un programma che lui intendeva che venisse approvato da parte di Draghi e il Parlamento, ma che non aveva alcuna intenzione di far cadere il governo. Che tra l'altro è anche comprensibile, perché adesso io, per carità, io non mi vendo certo per un analista politico, no? Sono un semplice cittadino che sta parlando a voce alta con degli amici, con gli amici del mio canale che ho creato 2 anni fa. E nulla di più. Stavo dicendo, perché
non so realmente se a Conte convenga di andare già tra 2 mesi a elezione e forse per lui non sarebbe stato più conveniente fra 9 mesi, no? Quindi anche questo è un punto di domanda. Ora concludo dicendovi, io ho già visto un po' come si stanno muovendo anche a livello di media, no? Ho parlato di Mentana, vergognoso la sua posizione e il suo giudizio su un congresso assolutamente di ottimo livello, di ottima fattura. E non vorrei che anche a quelli che magari si stanno preparando non venisse dato spazio, perché vedete, non si capisce come uno come Matteo Renzi, che è dato da tutti i sondaggisti poco più del 2%, quindi non molto di più rispetto ad altri soggetti che si stanno affacciando all'orizzonte, perché lui debba avere più spazio e debba essere tutte le sere nelle grandi televisioni. Ecco, questo è un'altra cosa che io mi auguro che il garante possa intervenire, anche se ovviamente ci mettiamo a ridere, perché lo sappiamo perfettamente che in Italia ci sono coloro che dovrebbero vigilare su come ci si comporta, come si comportano i media, i politici, e poi sappiamo perfettamente che sono intrallazzati con l'informazione e la politica. Però, vedete, in conclusione è questo il mio, così, un po' la sensazione. Tutto talmente in fretta è successo che pochi avrebbero potuto scommetterci 10 giorni fa. E perché no anche l'idea, un po' di timore, soprattutto di certi partiti ovviamente, non dico tutti, che possa arrivare davvero un soggetto politico a spazzare via gran parte di loro, perché è difficile che chi da anni, come il Partito Democratico, ma anche la Lega, anche Fratelli d'Italia ed altri, sono nella vita politica, possono perdere totalmente il loro elettorato. Però tutti quei piccoli insignificanti, quelli sì che avrebbero rischiato se ci fosse stato il tempo per organizzare un vero soggetto politico da contrapporre a questi. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.